Bene, siamo qua oggi per presentare le penne rivoluzionarie, diciamo innovative, SEC. Sono qua con il mio amico James Clough, che gentilmente ha accettato il mio invito di darmi una mano per, diciamo, presentarle al pubblico che parla, diciamo, non in italiano, quindi in inglese, quindi lui mi darà una mano nella traduzione di quello che dirò. La cosa appunto importante di queste penne è che veramente aprono un nuovo sipario sul mondo della calligrafia, perché praticamente è una collaborazione nata con la SEC, con Stefano Costantini, che ormai è un grande amico. Ci siamo incontrati a un pen show l'anno scorso. Lui si occupa di lavorazioni in legno e metalli per arredamento, ma anche diciamo il vizio di dedicarsi alla scrittura, quindi lui confeziona e fabbrica penne stilografiche e non solo quelle, e a un certo punto gli ho chiesto una collaborazione, è nata una collaborazione con lui che riguarda la calligrafia, perché come sappiamo il mondo della calligrafia ha alcuni, specialmente nel campo degli strumenti tradizionali, il problema classico delle cannucce che non mi tengono bene i pennini, perché le ghiere con le alette metalliche sono soggette a usura, ossidazione rapida, e quindi spesso non ho quella tenuta del pennino che invece è così necessaria per fare delle belle scritture, per scrivere bene, perché la solidarietà tra il corpo penna e il pennino è importante, e quindi questa cosa qua ci tenevo a migliorarla. Quindi ne ho parlato con Stefano, insieme abbiamo lavorato e siamo riusciti a produrre veramente delle penne, in questo caso secondo me molto innovative, che permettono veramente di avere un attacco molto solido, molto sicuro, innovativo, non soggetto a corrosioni di alcun tipo, perché come detto le penne sono queste, sono state realizzate con un legno esotico, Palissandro Santos. La parte dorata qua è ottone dorato, quindi placcato oro, quindi non è soggetto a corrosioni di inchiostro quando si usa magari un ferro gallico. E la parte qua, l'attacco vero e proprio, che è innovativo, che è comunque stato oggetto di brevetto, è ebanite, che è una gomma naturale vulcanizzata, quindi non subisce attacco di acidi, di alcali, di qualsiasi tipo, quindi mi permette una tenuta veramente notevole, mi accoglie quasi tutti i tipi di pennino ed è rapidissima, poi ve la faccio vedere. E quindi niente, questa collaborazione nell'arco di 6 o 7 mesi ha portato alla creazione di questi splendidi strumenti, secondo me. E adesso prego James di passare alla sua traduzione. Ernesto has shown me and demonstrated the usefulness of these instruments. We're talking about a new approach, revolutionary approach to calligraphic instruments. All of us, I think, over several decades have been used to pen holders that where we have trouble inserting the nibs because the nibs start loose. They're difficult to get inserted in the way that they stay firmly inside the pen holder, and they tend to loosen up. Or another problem can be that if, especially if you have got a lever on some certain pen holders have levers, the lever can cease to work properly. Or another problem may be that your nib gets stuck inside the pen holder and you can't take it out. So these problems have been resolved very, very nicely by Ernesto and Stefano Costantini, his partner, who have Stefano Costantini, by the way, is an expert craftsman working in wood, fine wood. In this case, the shaft here is made of palissandro wood from Brazil. The metallic part here is gold-plated bronze, and inside the attachment here we see the real basis of the pen holder, which is consists of ebonite, which is a vulcanized natural rubber, and these three materials are nice to work with. This is very smooth to hold in your fingers, and the craftsmanship is absolutely surprising. Very, very finely worked wood, and the metal part and the plastic, the rubberized plastic, or the ebonite part here, also very fine and very useful.
Dobbiamo dire qualcosa rispetto a come usare questo adesso? Sì, sì, say sì, something about sì. How this is used. Allora, cominciamo con la penna dritta, poi dico solo una cosa per chi è interessato, poi chi sarà interessato a queste penne, noi le abbiamo fatte solo così, più semplici, ma c'è anche l'alter ego lavorato al tornio, così sono questa serie qua, quindi c'è una serie diciamo più liscia e una più tornita, solo per l'inciso. Allora, l'uso della penna è semplicissimo. Tra le altre cose ci tengo a dire che questa è una penna bilanciata. Ecco, un'altra cosa che non avevamo detto, è una penna bilanciata. Cosa significa penna bilanciata? Significa che ha un suo certo peso, perché tutte le altre, sinora, tutti gli altri strumenti di scrittura, il peso era legato essenzialmente al tipo di legno che usavo. Quindi più o meno pesante il legno, più o meno pesante la penna. In questo caso invece ha una sua grammatura precisa. Il peso è molto calibrato ed è focalizzato, diciamo, molto sulla punta, quindi permette un uso molto sicuro, specialmente a chi inizia calligrafia, avere uno strumento non leggerissimo aiuta moltissimo la scrittura. Questa è una cosa. Lasciami dirlo in inglese questo. Another thing Ernesto has mentioned, which is quite particular about this instrument, is the weight and the comfort with which we can hold in our three fingers of the shaft here. Okay. That's another point, yeah. Ok, quindi questa è una cosa molto molto importante. Ecco, per l'uso della penna è semplicissimo. Si prende la penna, ecco, praticamente questo qui è un attacco in ebanite con un organismo eccentrico. Sì, qua ho un pennino da punta quadra, un classico speedball. Lo appoggio praticamente qua, trovo una sua fessura dove io riesco a entrare col mio pennino, tengo fermo il pennino, quindi vi faccio vedere, trovo a un certo punto un punto dove il pennino mi entra, lo metto dentro il corpo penna, tengo fermo il pennino, ruoto la mia penna, a questo punto l'attacco è solidale, ho un attacco praticamente perfetto. He's just put a speedball nib into the pen holder. The ebonite attachment has you find the place in the circle where you can insert the nib comfortably, and then as Ernesto demonstrated, holding the pen, the nib, and then turning the shaft, you can fix it so that the nib sits firmly into the pen holder. That's the important thing. There you see, he's working on that. Yeah. Ecco, in questo modo è un attacco veramente solidale e sicuro, perché chi fa calligrafia sa cosa vuol dire con i portapennini classici, tutti i problemi che insomma abbiamo cercato di eliminare facendo con Stefano appunto un lavoro di andare un po' incontro a quelli che erano i problemi classici di chi si scontra con quegli strumenti che purtroppo con l'andare del tempo sono sempre peggiorati, ecco. Yeah. And this is something I think all calligraphers will recognize, this problem with this kind of the traditional pen holders have revealed themselves almost always to be unsatisfactory. Is that right? Okay. Yeah. Allora, passiamo adesso alla penna obliqua, che forse è quella che ha più contenuto tecnologico, perché nella penna dritta che abbiamo già visto, questo tipo di attacco in ebanite con l'eccentrico è comunque una cosa brevettata, come ho detto prima. Qua i brevetti diventano due. Abbiamo lo stesso tipo di attacco qua nel canotto, qua portapennino, e la flangia in ottone dorato. Oh, I should interrupt you here. There's a patent on this system here, the use of ebonite. Yes, there's a yes. patent on the use of sì, ebonite, sì, and there's also a patent on this sì. oblique pen holder. Yes. Here. Yes. Quindi qua i brevetti sono due, sia la ghiera, che adesso vi faccio vedere lo splendido lavoro che fa, sia c'è l'attacco come questo che è espresso in questo canotto qua. Allora, come tutti sappiamo, nelle pen holder oblique c'è un problema di avere il pennino, ecco, qua, tra le altre cose, questi tipi di attacco qua in ebanite mi permettono di accogliere qualsiasi tipo di pennino, da un minuscolo Guillot 303 fino a un gigantesco Brows 361 Steno. Quindi yeah, vedete, that's an important point that needs emphasizing. This pen holder here, this oblique pen holder, like the one we've been talking about earlier, can accommodate pens of all different sizes, and that's something quite new as well. Ecco.
La cosa rilevabile e notevole di questa penombra obliqua è questa qui, che io, oltre ad avere questo attacco che mi accoglie quasi tutti i tipi di pennino che ho in commercio, mi permette di variare l'angolazione del pennino a piacimento. Questo perché è importante? È importante perché se io innesto il mio pennino, come qua, praticamente io trovo l'ingresso, poi con la chiave di servizio che è dotata nella cassetta, diciamo, delle penne c'è questa chiave. Inserisco la mia chiave nella vite che c'è qua e mi fa da riferimento per il pennino. Yet another revolution we have with this attachment here that can be, we can change the angle of this oblique pen holder, inserting this key, and then we can get it, you can personalize it to your own comfortable angle according to your requirements. That's Esatto. we've never seen that before in an oblique pen holder such as this for. Which is used for copper plate script. Yes. Yes. Allora, quindi con la chiave di servizio mi serve a serrare la mia ghiera perché è una ghiera che si può muovere. Ecco, in questo caso vedete che è in asse col corpo penna, ma se io prendo la mia penna così, tengo la penna ferma qua e col pollice vado a spingere il mio canotto, questo mi ruota e vedete che l'angolo di attacco cambia e Yeah. questa è una cosa importantissima perché mi permette di avere un minor angolo sul supporto di scrittura e mi evita pericolosi impuntamenti sulla mia carta. So you can personalize your angle Yes. for the oblique pen holder. So that is an absolute novelty. Working on with your thumb and changing the angle of the pen to personal requirements is absolutely new. We've never seen that in a pen holder. So it is quite a sophisticated instrument. We should say that. Yes. Yeah. Poi una cosa molto importante che non ti ho detto, questa penna rispetto ai pen holder obliqui normalmente in commercio permette di avvicinarmi moltissimo alla punta perché le altre hanno una flangia qua che mi arretra il pollice, io invece riesco ad andare col mio pollice e l'indice molto vicino alla punta, Yeah. migliorando la So you can sicurezza. have more control on what you're Yes, writing there. yes. That's important. So you can actually get very close to the surface of the paper with the nib, which allows for much more control than we usually have with the oblique pen holders, the industrial oblique pen holders. Here we're talking about craft-made pen holders and nib holders rather than industrial instruments. Quindi adesso vi faccio vedere, ad esempio qua è un classico pennino che si usa molto, è un ICOG. Yeah, he's put in a Io classic nib here. What is it chiudo, called? A chiudo. Unico G? Sì, ICOG. Oh, Unico G, that's a Japanese nib, isn't it? Yeah. Yes. Yes. Quindi lo blocco, bagno il mio pennino, posso fare sia della calligrafia gestuale. And there you see how he's using this instrument to make expressive gestural calligraphy, rapid writing, which is not easy with a flexible nib, a pointed Yes. flexible nib. Oppure vado Or tranquillamente alternatively, of course, he can do col very classico. formal and much slower traditional copper plate script, as you see here. There you Una are. solidità di sicurezza di scrittura sicuramente notevole. Quindi, Yeah. tra le altre cose, è uno strumento che può essere usato anche dai mancini, perché questa cosa qua è completamente ribaltabile anche per i mancini, perché Yeah. io That's an posso, important point. Can I say perché that to our listeners? posso Yeah. girarlo On the other completamente side. He qua. can apart from the safety and the versatility for a right-handed calligrapher,
Ernesto is now demonstrating how you can reorientate the pen holder, the oblique pen holder, so that it can be used by a left-hander. Now that's marvelous. I've never seen that before. So far as I know, no industrial producer of pen holders has come up with an idea like that. So bravo. Troppo buono. No, quindi è molto poliedrico, si presta, e poi ognuno veramente può trovare il suo angolo d'attacco giusto, perfetto. Of course, there are many calligraphers who like using pointed pens for copperplate script or Spencerian, who prefer to use the straight shaft. But that's a question of taste. I mean, I know many friends and calligraphers who use the oblique pen holder or oblique nibs sometimes. There's an industrial manufacturer in England who has always produced oblique nibs. So there are these two alternatives, and I think that is quite a revolution. I mean, many revolutions in one, in a way, isn't it? Because you've got you can reorientate the angle, and you can change it from for suiting a left-hander or a right-hander as you wish, yes, as it is required. Well, another thing we should say about the ebonite is that it doesn't rust; it doesn't it remains the same through years of usage. And it resists corrosion from certain kinds of acid inks, is that right? Yes. Inchiostri acidi non sì, hanno non nessun, no, nessuno, nessun effetto. Ebanite. Seems to be a very interesting material for that purpose. Yes. Sì. Poi solo una cosa aggiungo, noi con Stefano stiamo mandando avanti anche una serie di oggetti utili alla pratica calligrafica, ad esempio qua ne ho uno che vedete, una cosa molto carina. No, che è un porta penne, vedete che io posso mettere le mie penne a riposo, no, quando non le uso. Qua c'è questa cosa qua, tra le altre cose è un vano portapennini, ma io posso poi utilizzare anche il coperchio per tenere la mia penna quando... Quindi stiamo cercando di fare anche tanti piccoli oggetti che potranno essere solo utili alla pratica della calligrafia. So there you have it. Doesn't require much explanation in English. It speaks for itself. But Stefano and Ernesto have developed this structure. It looks like a ladder, but in reality it is a pen holder and ink bottle holder. And many other things too. So, you know, I mean, this kind of innovation, I think we can expect more innovation from them in the future. But I'm sure it will interest a lot of calligraphers, and I personally wish you great success in this venture. I think you deserve it. Okay. Niente, poi prossimamente magari con Stefano faremo anche degli strumenti inusuali, tipo quelli che sono i miei classici strumenti che mi sono studiato negli anni. Ma questo avverrà nei prossimi mesi, adesso ci siamo dedicati un po' agli strumenti formali, poi più avanti magari arriveranno delle cose più così inusuali, però adesso ci siamo dedicati a... And I must say, just to wind up this conversation, how nice it is to hold wood in your hand. The feeling on your fingers is satisfying, much more satisfying than plastic. Perhaps, yeah, but these are details, added details to something that is revolutionary in so many different ways. Congratulations. Troppo buono. Thank you. Thank you a lot. Noi abbiamo chiuso. Grazie per l'attenzione a tutti. Grazie.